Mike, io non voglio uscire di scena in questo modo! Non temere, Ben! Vengo a salvarti! Saremmo dovuti andare da pianeta Waffle! Niente, Waffle! Non credi sia giunta l'ora di evocare un alieno, giovane scudiero? Ignorerò quella sciocca parlata medievale! Oh, cosa? Ancora materia grigia? Ma stavolta di taglia gigante! Ho molto rispetto per la sua corona, ma devo insistere affinché mi diate subito la ricetta prima che la sua testa faccia una fine medievale! Infestoidi, preparatevi a... Non così in fretta, Maurice! E così è un duello che vuoi, eh? Allora dovrò calarmi nel ruolo! Perché vuoi la ricetta? Perché la ricetta speciale del re è l'unica formula che dona la giusta viscosità per creare migliaia di infestoidi in continua moltiplicazione. I miei infestoidi possono assumere qualunque forma io ordini. Con loro avrò accesso a tutte le casseforti del pianeta. Oro, denaro, gioielli saranno tutti miei. Ora vediamo se i tuoi insetti frittella ti aiuteranno. Proprio non ci arrivi, vero Tennyson? Finché Sydney alimenterà il mio combinatore di guai con i pancake, non importa quante volte mi taglierai un braccio o una gamba, perché arriveranno mille altri infestoidi, così da rendermi inarrestabile. Lo capisci adesso? Un'infinita fornitura di pancake significa un'infinita fonte di potere. Non se tagliamo i tuoi rifornimenti. Mamma Max, il tubo! Prendi il tubo! No! Prendete l'abominevole tubo! Eh? Il tubo! Oh! Oh, perbacco! Questo fellone sta avvarando! Ah, sei stato stubato! Vergogna! Gli infestoidi stanno rallentando! Sydney! Ti ho appena isolato! Capisco! Allora è il momento di cucinare! A quanto pare il boia sta avendo qualche problemino. E se non continua a mangiare verrà subito squalificato dalla competizione. Io direi che il re Branch verrà squalificato dal trono se lo prende lo stregone delle fritte. È finita, Maurice! Chiedo scusa, ma non ho tempo per le spacconate. Bene, perché non sono qui per fare a spacconate, sono qui per fare a spadate! Impressionante! Allora, vuoi arrenderti? Mai! Prendi questo! Non un altro passo, Tennyson! A meno che tu non voglia che il povero Re Branch perda il suo bel testone! Fa quello che dice! Ti prego! Va bene, Maurice! Ecco! Perfetto! Sono io il re ora! In ginocchio, Tennyson! In ginocchio davanti al tuo... Sembra che il boia si stia rifiutando di mangiare i pancake che ha sul tavolo! Hai ragione, Steve! Forse stiamo assistendo alla fine della competizione! Il boia pare terrorizzato alla vista dei suoi stessi pancake! Che c'è, Sydney? Non ti piacciono i pancake? E il boia si è appena arreso! La razziatrice di pancake vince il titolo! Quello zuccone non ne combina mai una giusta, ma non importa. Ho solo bisogno della ricetta e farò tutti i pancake che voglio. Apri il forziere. Avanti, pensa in fretta. Che cosa farebbe un cavaliere dei film di battaglie epiche in un momento del genere? Bingo! Finalmente! Prendi questo, insetto marrano! Il nostro amato palazzo del pancake è sano e salvo, grazie ai due campioni davvero eroici. Sir Ben e Lady Gwendolyn. Non sei riuscito a mangiare un pancake, sei uno sciocco! Giuro che non voglio vedere mai più un altro pancake. Oh, è stato epico, ragazzi. Come disse una volta il bardo, mitici. Ok, Gwen ha scelto questo posto e io sceglierò il prossimo. Beh, mi sembra giusto. Ben, no! Diario di bordo. Dopo aver compiuto la missione sull'orrendo pianeta dei pancake, posso godermi un pasto delizioso, i Waffle! Grazie. Era giusto premiare i tuoi sforzi eroici. Sicura di non volerne un po'? Odio i Waffle. Cosa? I Waffle sono mitici. La colazione più gustosa che c'è. Io ho mangiato un centinaio di pancake. 100 pancake e non hai neanche spazio per un morsetto a un Waffle delizioso? E poi ti reputi una campionessa.